Occupiamoci ora del report shock dell'Istituto Superiore di Sanità sulla terra dei fuochi campana, tumori, malformazioni e varie forme di leucemie provocate dai roghi dei rifiuti. Luigi Ferraiuolo. Tutto vero, dopo 10 anni hanno avuto anche il crisma della scienza, le battaglie dei movimenti e delle associazioni in Campania. C'è un rapporto di causalità tra la terra dei fuochi e una serie di patologie altamente nocive per la salute nell'area tra Napoli Nord e Caserta, dai tumori alle leucemie. Noi l'abbiamo sempre saputo perché le cose non le leggiamo sui giornali. Adesso Caivano e Giugliano siamo al primo posto tra i paesi della terra dei fuochi per incidenza di tumore, cancro, leucemia e altre malattie e simili. E qua siamo a Caivano, Parco Verde è proprio la periferia di Caivano, quindi le persone che sono morte sono persone amiche, sono parenti, amici, conoscenti, sono i miei parrocchiani. E questa è la parrocchia di Antonio, morto a 10 anni. Una verità scomoda, spesso negata, una verità drammatica, accertata solo grazie al lavoro della Procura della Repubblica di Napoli Nord. Un'inchiesta avviata 5 anni fa dal procuratore aggiunto Domenico Airoma, ma che però ora riporta tutti al punto di partenza, al cosa bisogna fare. Il lavoro svolto con l'Istituto Superiore di Sanità e con la Procura di Napoli Nord segna una svolta importante perché si stabilisce con certezza che esiste una relazione fra lo smaltimento dei rifiuti, la combustione illecita e determinate patologie. Esiste un rapporto di concausalità. I sindaci di 38 comuni mappati dalla Procura tra Napoli e Caserta, non in maniera esaustiva, da sempre lamentano una verità non detta sui loro territori. A Marcese è stato l'incendio della Lea, che era uno stabilimento industriale trasformato poi con la complicità di numerosi enti di questo territorio, trasformato in una grande discarica a cielo aperto, poi è andata a fuoco. C'è un'inchiesta della magistratura, è stato tutto sequestrato, ma l'inquinamento delle falde acquifere ha avuto ed ha degli effetti che sono devastanti. La mappa conta 2.767 siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi per la salute. Più di un cittadino su 3 dei 354.000 residenti in quell'area vive nel raggio di 100 metri.